Controlli serrati da parte delle volanti della questura di Brindisi che hanno effettuato numerose perquisizioni al fine di rinvenire armi e munizioni nella disponibilità di soggetti criminali notoriamente dediti a reati di natura predatoria. Nel corso dei controlli gli agenti della polizia di quartiere hanno rinvenuto e sequestrato un fucile a canne mozze armato con munizionamento spezzato e pronto all'uso occultato in un casolare di zona Mascava. Il consigliere regionale di Futuro e Libertà Euproprio Curto interviene in merito a quanto dichiarato dal presidente della provincia di Lecce Gabellone in relazione al riordino delle province, sollecitando i parlamentari locali a presentare un'interrogazione al ministro Patroni Griffi per conoscere i motivi per i quali, almeno stando a quanto afferma Gabellone, non vi sarebbe alcuna possibilità di realizzare un'unica provincia tra Brindisi, Taranto e Lecce. Una tesi questa, sostiene Curto, che non trova giustificazione alcuna se non quella di impedire la realizzazione di un grande soggetto geografico, territoriale, economico e politico, capace di interloquire alla pari con la maxi provincia di Foggia e con la BAT e soprattutto con la città metropolitana di Bari. Si è svolta presso il salone di rappresentanza della provincia una conferenza stampa indetta dai tre ex presidenti della provincia di Brindisi, Michele Enrico, Nicola Frugis e Gino De Michele, sull'accorpamento delle province, anche alla luce di quanto emerso in questi ultimi giorni. Tante le problematiche messe in evidenza, dalla questione società partecipate all'università al trasferimento ai comuni delle funzioni provinciali. Conferenza stampa presso la sede del PD in via Osanna del coordinamento provinciale delle primarie composto dai rappresentanti del PD, SEL e Partito Socialista Italiano. L'incontro è stata occasione per aprire la campagna di iscrizione al registro delle primarie, spiegare le modalità, le regole e le sedi in cui i cittadini della provincia di Brindisi potranno recarsi per iscriversi. Presso la sala riunioni dell'ASL si è tenuta una conferenza stampa per la presentazione dei dati relativi al progetto obiettivo sul controllo e vigilanza della ristorazione sul territorio di competenza dell'ASL di Brindisi. I dati sono stati illustrati dal dottor Antonio Rotunno, direttore SIAV, e dal dottor Liborio Rainò, direttore SIAN del Dipartimento di Prevenzione. Rischia di creare alcune false informazioni una notizia pubblicata nei giorni scorsi in merito agli importi che saranno utilizzati come budget per il Negroamaro Wine Festival. Si è parlato infatti di 300.000 euro che, è bene chiarire, non sono frutto di versamenti del comune, bensì di varie contribuzioni di enti e associazioni che partecipano all'iniziativa, la cui anteprima sarà sabato prossimo presso le scuole Pie. Ma l'intera iniziativa si svolgerà a giugno del 2013, una situazione che invece va riportata nei binari della correttezza, precisando che il comune contribuirà per 85.000 euro, una cifra lievemente superiore rispetto a quanto speso negli anni passati. Mentre fatto interessante che a gestire l'iniziativa non sarà l'assessore al ramo, bensì una fondazione costituita ad hoc, di cui il presidente è il dottor Donato Fusco.